I casi sono questi: accoglimento, accoglimento parziale, accoglimento totale, questi sono i casi. Giorno di attesa per l'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipà. Si attesa infatti per oggi la decisione della TAR sul ricorso presentato dal gruppo politico Liberi e Forti in merito al risultato delle ultime elezioni elettorali. Il ricorso si basa sulle incongruenze emerse in fase di scrutinio e riportate nei verbali dei presidenti di seggio. Sono tre le ipotesi sul tavolo. La più remota è quella che potrebbero essere annullate le elezioni e si tornerebbe al voto con nuovi candidati e nuove liste. La possibilità più concreta, invece, è che i giudici dispongano il ritorno alle urne soltanto nelle sezioni in cui sono emerse incongruenze, come è accaduto già in un altro comune salernitano. In quel caso si voterebbe con le liste del giugno del 2022. La terza ipotesi è che il ricorso venga respinto, dunque non cambierebbe nulla. Nei primi due casi al comune arriverà un commissario in attesa di nuove elezioni. La parte soccombente potrà fare ricorso al Consiglio di Stato. I primi a conoscere la notizia saranno gli avvocati Antonello Scuderi per la coalizione Liberi e Forti e Domenico Lentini e Luca Leoni in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Al TAR si è rivolto il consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce per la verifica di schede e verbali. C'è la possibilità, è chiaro che il TAR, viste le gravità e il numero di seggi diciamo inficiati da queste gravi incongruenze, chiamiamole ancora così, disponga che si torni di nuovo al voto in tutti i seggi, però è residuale questo tipo di ipotesi a mio avviso. Io penso che possa disporre che si torni al voto nei seggi dove sono emerse le incongruenze maggiori o peggiori, dipende dai punti di vista, quindi in alcune e non in altre. Oppure che il TAR, come appena detto, non riconosca valido tutto da quanto tu. Però dobbiamo sapere pure che c'è stata una istruttoria che ha avuto anche una fase aggiuntiva di istruttoria, quindi un appendice di approfondimento dell'istruttoria stessa, e credo che il TAR, se non avesse considerato accoglibile il ricorso, avrebbe evitato di dare un ulteriore seguito all'istruttoria già posta in essere dalla prefettura. Quindi io sono fiducioso, ovviamente, ma spero che si faccia comunque chiarezza